Come vanno le tue relazioni? Hai dei conflitti? Ciao, sono Claudio Belotti, coach e trainer, e ti do il benvenuto in questo audiobook. Se anche tu come me, nonostante tutta la tua buona volontà, hai conflitti con alcune persone, sei nel posto giusto. Nella prossima ora che passeremo insieme, condividerò con te alcuni metodi che mi hanno aiutato a gestire meglio i conflitti e che potranno esserti davvero utili. L'importante è essere coscienti. Diciamoci la verità. La vita sarebbe molto più bella se andassimo tutti d'amore e d'accordo. Purtroppo non è così. Ci sono anche le altre persone e spesso non la pensano come te. Oppure hanno interessi diversi dai tuoi. Persone con le quali, volente o nolente, devi avere a che fare e con le quali entri in conflitto. I conflitti sono parte della vita di tutti noi. Li abbiamo sul lavoro, ma anche in famiglia. È normale. Sì, forse sarebbe meglio se non ci fossero. Sarebbe noioso, ma all'inizio sarebbe bello. Purtroppo però è impossibile, soprattutto il giorno d'oggi, dove le cose si sono complicate un po'. La vita va più veloce, le differenze sono sempre più evidenti. La pazienza, e a volte persino l'educazione, è scarsa. Non a caso, il professor Howard Gardner, famoso per aver reso popolare la teoria delle intelligenze multiple, sostiene che in futuro servirà sempre di più la capacità di trovare accordi. Tra le intelligenze da lui presentate, ce ne sono due che saranno sempre più necessarie. L'intelligenza interpersonale, cioè la consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni, degli obiettivi e delle motivazioni degli altri. E l'intelligenza intrapersonale, che è la consapevolezza dei propri sentimenti, emozioni, obiettivi e motivazioni che possono essere in conflitto con quelle degli altri. La ragione per la quale vale la pena saper gestire i conflitti è semplice. Saper andare d'accordo con gli altri rende la nostra vita più felice e ci porta ad avere più successo.